Ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata del corso sul linguaggio basic del Commodore. Oggi scriviamo un simpatico programma che può essere utile dopo le feste per decidere se mettersi a dieta. Oltre a digitare e provare il programma, vediamo anche come salvare e caricare un file da cassetta, dischetto, SD2EC e Kung Fu Flash. Nelle prossime puntate vedremo altri comandi in Basic e vedremo anche come scrivere dei programmi su PC Windows utilizzando il blocco note per poi trasferirli sul Commodore ed eseguirli. Per non perdervi le altre puntate del corso, vi suggerisco di iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Il semplice programma che realizziamo oggi può essere eseguito su tantissimi Commodore differenti. Su Commodore 16, sul VIC-20, su Commodore 64, sul 128, ma anche sul PET. Sugli emulatori, quelli per PC, quindi il VICE e il CCS64, e potete eseguirlo anche sul vecchio GB Basic che si trovava nel DOS dei PC. Se state utilizzando il Commodore PET, ricordatevi di digitare il programma tutto in minuscolo. Avete già acceso il Commodore? Iniziamo a digitare il programma. Avevamo già visto, nella prima puntata del corso, come digitare il programma sul Commodore e anche come viene eseguito. Le prime righe di programma, la 10, la 20 e la 30, contengono le istruzioni RAM e input che avevamo già visto. Chi fosse interessato alla prima puntata del corso può trovarla sul mio canale YouTube e nel link in descrizione. Nella riga 30, il nome dell'utente viene salvato nella variabile a dollaro. La variabile è un contenitore di dati e il dollaro, dopo il nome della variabile, indica che si tratta di una stringa, una sequenza di caratteri. La riga 40 serve solo per aggiungere una riga vuota al monitor tra la richiesta del nome e le successive. La riga successiva, la 50, inizia a scrivere a monitor parte della richiesta. È utile per non rendere le successive richieste troppo lunghe. Le righe 60 e 70 contengono l'istruzione input. Ciascuna domanda deve restare all'interno di una riga di monitor. Ho considerato ovviamente il monitor con meno colonne, che è quello del Commodore VIC-20. Il valore digitato su tastiera, in questo caso, è un numero. Viene chiesto dapprima il peso dell'utente prima delle ferie e viene salvato nella variabile P1. Successivamente viene chiesto il peso dopo le ferie e viene salvato nella variabile P2. Le variabili P1 e P2 sono virgola mobile, che possono contenere sia numeri interi che anche con la virgola. La riga 80 serve solo per aggiungere una riga vuota a monitor tra le domande e il responso che fornisce il nostro programma in Basic. Nella riga 90 vediamo una nuova istruzione, if then. È un'istruzione condizionale. Tutto quello che è indicato dopo il then viene eseguito solo se la condizione che si trova tra if e then è vera. In questo caso, se il peso dopo le ferie, P2, è maggiore del peso prima delle ferie, P1, vengono eseguite anche le due istruzioni print che abbiamo già descritto nella prima puntata del corso. str$ è una funzione che converte un valore numerico in una stringa. Su alcune versioni del Basic è possibile ometterla, ma ho preferito inserirla per compatibilità con tutti i Commodore e anche con il GB Basic del DOS. In questo caso, il valore numerico che viene scritto a monitor è la differenza tra il peso dopo le ferie e quello prima. Anche nella riga 100 troviamo una condizione che è l'opposto della precedente. Su alcune versioni di Basic esiste la condizione inversa, else, da eseguire quando la condizione non è verificata. Purtroppo nel Commodore 64 non esiste, per cui ho dovuto includere un'altra riga di programma con la condizione inversa, cioè quando il peso dopo le ferie, P2, è uguale o inferiore a quello precedente, P1. Proviamo il programma. Lo vediamo in funzione sui vari computer. È sempre lo stesso programma e funziona su tutti i dispositivi. Ah, aspetta. Fammi provare a me. Ah, e ricordatevi che il risultato del programma non sostituisce il parere del dietologo. Proseguiamo il corso e vediamo come salvare e caricare il programma. È consigliabile salvare spesso il programma quando lo si digita, per evitare di perdere dati importanti. In genere, si preferisce conservare anche alcuni salvataggi intermedi di un programma. In questo modo, se, lavorando su un programma, questo non dovesse più funzionare, potremmo verificare eventuali differenze con i precedenti salvataggi.
è anche consigliabile conservare tutte le versioni del programma, in modo da tenere traccia dello storico delle funzionalità implementate. Quando il nostro programma è in memoria, per salvare il programma su cassetta, è sufficiente digitare Save con il nome del programma tra virgolette. Vediamolo! Il nome del programma può contenere fino a 16 caratteri. È bene segnarsi il numero del contatore di giri del nastro, indicato sul dataset, in modo da posizionarci in quella posizione quando dovremo caricare il programma. Per salvare il programma su dischetto, se si possiede un floppy disk drive tipo Commodore 1541, digitare Save col nome del programma tra virgolette, indicando anche l'indirizzo del drive, che nel mio caso è 8. Attenzione! Se il nome del file già esiste sul dischetto, questo non verrà sovrascritto e nessun errore verrà mostrato sul monitor. Per questo è bene guardare il LED rosso del floppy disk drive 1541 e verificare che non lampeggi dopo il salvataggio del file. Per salvare il programma sovrascrivendo il file, bisogna aggiungere chiocciola o due punti prima del nome del programma. Se il programma già esistesse sul disco, la vecchia versione verrebbe cancellata e sovrascritta con quella nuova. Anche sul dischetto, così come per tutti i salvataggi, il nome del file può contenere al massimo 16 caratteri. Per salvare su USB 2IEC, la procedura è la stessa del dischetto, avendo cura di indicare l'indirizzo corretto dell'emulatore, che nel mio caso è 9. Anche su USB 2IEC si può salvare il programma con l'opzione chiocciola o due punti per sovrascrivere il file. Se non ho aperto nessun disco virtuale, il programma viene salvato nella cartella principale della scheda di memoria microSD. In questo caso è meglio aggiungere l'estensione PRG al nome del file, in modo da poterlo utilizzare su PC con gli emulatori. Relativamente ai possibili errori, anche con SD 2IEC è bene guardare il LED rosso presente sull'SD 2IEC stesso e verificare che non lampeggi dopo il salvataggio del file. Per salvare su Kung Fu Flash, e questo vale solo per Commodore 64 e 128, dobbiamo aver montato un'immagine di un disco D64 prima di digitare il programma. Innanzitutto, tramite un PC, prepariamo una scheda di memoria microSD con un disco virtuale vuoto all'interno. Per comodità, se seguite il link in descrizione, ho allegato un disco virtuale vuoto in formato D64 per i vostri esperimenti. Ricordatevi di aggiornare la Kung Fu Flash all'ultima versione presente su GitHub. Infatti, le versioni precedenti alla 1.16 non hanno alcun supporto alla scrittura. Se non sapete come fare ad aggiornare la vostra Kung Fu Flash, trovate il video tra i suggeriti. A questo punto possiamo inserire la microSD nella Kung Fu Flash e avviare Commodore 64. Premete quindi il pulsante menu sulla Kung Fu Flash. Con i tasti cursore, selezionate il disco virtuale che avete copiato nella microSD, ma non premete Return, bisogna premere Shift Return per aprire il menu delle opzioni. Scegliere Mount. A questo punto il Commodore si avvia normalmente. Potete verificare che il disco virtuale sia montato correttamente con i comandi che vedete a video. Si apre un elenco vuoto e non vengono visualizzati errori. Prima di digitare il programma, scrivete il comando New. Potete verificare che la memoria del computer sia ora vuota digitando nuovamente list. Bisogna ricordarsi di digitare il comando new dopo aver caricato la lista dei file da qualsiasi dispositivo prima di digitare il programma. Infatti, in memoria è presente l'elenco dei file del disco, che non deve essere mischiato con il nostro programma. A questo punto potete iniziare a digitare il programma, per poi salvarlo con lo stesso comando save utilizzato con il floppy disk drive e con la SD 2IEC. Anche con l'opzione chiocciola o due punti. Anche in questo caso, in caso di errore, non viene visualizzato alcun messaggio a monitor. È bene quindi salvare il programma su più file per sicurezza. Per caricare il programma si usa il comando load. Per caricare da nastro digitiamo load e nome del programma tra virgolette. Oppure, se non ci ricordiamo il nome del programma, possiamo digitare load e avviare il nastro. Viene caricato il primo programma disponibile. Se ci posizioniamo al numero di giri che ci siamo segnati quando abbiamo salvato il programma, è tutto molto più semplice. C'è anche una combinazione di tasti, Commodore Run Stop, per caricare da nastro senza digitare load. Per caricare da disk drive, possiamo visualizzare dapprima l'elenco dei file del dischetto. I
Il comando che si utilizza è il seguente e lo vedete a monitor. Poi possiamo caricare il file digitando load nome del file tra virgolette virgola 8, oppure possiamo posizionarci col cursore sulla diga della lista e digitare load per poi spostarci con il cursore a destra e aggiungiamo virgola 8 due punti per tralasciare quanto scritto dopo. Per il caricamento dei file da Kung Fu Flash potete montare il disco virtuale come abbiamo visto prima. Poi possiamo caricare il file come se fosse un dischetto. In alternativa possiamo utilizzare anche il file browser della Kung Fu Flash premendo menu. Infine, per caricare il programma da emulatore SD2EC, possiamo utilizzare la stessa procedura che avevamo visto prima per il dischetto. Oppure, in alternativa, possiamo utilizzare il file browser. Carichiamo il file browser e vediamo l'elenco dei file presenti nella scheda SD. Poi scegliamo il file che preferiamo e lo avviamo. Dopo aver terminato l'esecuzione del nostro programma, possiamo consultare la lista delle istruzioni, digitando list. Bene, la seconda puntata del videocorso sul Basic è terminata. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. In questo modo sarete avvisati quando usciranno anche le altre puntate del corso. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo!